Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Razogun. Dunque, questo è il terzo video che faccio. Nei primi due video abbiamo visto il primo e il secondo livello, ragazzi. Oggi andremo a vedere il terzo. Ho deciso di suddividerlo così il gioco per farlo durare comunque un po' di più, perché la longevità è quello che intendo senza andare a fare completismo, senza salvare appunto tutti gli umani nei vari livelli. Vi ricordo come al solito di condividere il canale sui social o con gli amici se vi piace. E adesso poi sto già. Non so cosa farò poi sul canale, nel senso che sapete che ho in corso Blasphemous. Vorrei andare avanti anche dopo aver terminato il gioco per poter fare il DLC che mi manca. E una volta finito Crash Bandicoot 3 Warped, non so cosa portarvi, sinceramente. Devo meditarci, devo pensarci. Comunque, andiamo a farci il terzo livello in esperto decima. Cercherò comunque di prendere gli umani. Save the last humans. Cioè, io li ho presi tutti gli umani nella mia partita qua, però se posso, diciamo che evito di riprenderli tutti. No, ho sbagliato. Oh, avete sentito il rumore? Ecco, vedete che sono questi. Vi ricordo di ucciderli per far uscire appunto l'umano. Ma dove cazzo è? No, ne mancava uno! Ho perso l'umano, ragazzi. Merda! Allora, la vita la recuperiamo. Ho giocato un po' di merda. Sì, però l'umano lo devo portare là. Vi ricordo che quando usate il turbo, ragazzi, praticamente avete un frame di invincibilità, no? Cioè, quando andate a sbattere contro i nemici col turbo, vedete, non vi fanno nulla. Questa è una cosa molto importante. Oh, questi qua, vedete, vanno colpiti in ordine. Per far uscire appunto l'altro umano. Fase completata. Perdonatemi la morte di prima, ho fatto un po' una morte alla pirla. Dov'è l'umano là? Ok. No! Qua ci sono degli stronzi. Oh cazzo, non deve andare giù, non deve andare giù. Allora, andiamo alla veloce. Ok. Ancora, dove cazzo è? Eccoli. Uso una bomba, raga, perché. Peccato che ho mancato il primo, guardate che figata lo sparo. Ok, dove? Qua! No! Ho usato l'overdrive, ma l'ho un po' sprecato forse. Oh, questi qua. Oh! E che palle! Ho dovuto tirare la bomba, raga. Dove cazzo è l'umano in. Là! Devo fermare assolutamente. Vedete, a volte possono anche portarveli via. Extra life, benissimo. Questi qua devo ucciderli. Oh. Non ricordavo così incasinato il terzo livello, essere sincero. Dove sono gli altri, porca troia? Là. Ok, dov'è? Qua. Perfetto. Problema che. Ok, lo scudo. Ho provato a giocarlo in veterano, minchia se è difficile, raga. No, è veramente tosto in veterano. L'overdrive ce l'ho, sì. E l'overdrive, ragazzi, è la mossa con R1, eh. Oh, l'arma qua non l'avevo visto. Ok, è uscito uno dei. Sentite nel rumore, è uscito un umano di quelli segreti. Cioè, che si prendono appunto tenendo un moltiplicatore alto, eh.
Il boss di questo livello, ragazzi, è tosto. Ok. Secondo. Scusatemi. Ripeto, è un bel... Non ho più bombe, cazzo. È un bello shoot 'em up, però... porca troia, ma... Su alcune cosette è troppo caotico, troppo incasinato e... Fidatevi, io sono molto abituato con gli shoot 'em up. Non mi piace assolutamente come hanno gestito la meccanica... La meccanica degli umani, no? Che a volte escono troppo velocemente, cioè bisogna capire dove cazzo... Dove cazzo spawnano, non tanto dove cazzo spawnano, cioè capire dove sono i nemici da battere per farli uscire, ma no? Quello è il casino. Sostanzialmente. No! L'ho preso, sì. Adesso però non devo morire. Che casino, Dio. Oh! Quasi quasi farei l'overdrive. Sì, mi sono rotto il cazzo. Vedete che se uso il turbo l'overdrive rimane. A breve dovrebbe arrivare anche il boss. Questi qua li lasciano un botto di roba verde, vedete? Infatti sto ricaricando l'overdrive bello velocemente. Ho mancato un umano, il primo cazzo. Guarda che gli ripeto, io nella mia memoria li ho già presi tutti. Quindi... No, vabbè, fa niente, dai. Ragazzi, sto boss è un dito nel culo. Fortunatamente gli facciamo molti danni, ma... Guardate. Oltre a sparare, rilascia i cubi, vedete, che lo proteggono. E quelli vi fanno danno, eh. Quindi dovete evitare un botto di roba. Vedete che... Guardate, lo vedete il cubo là dov'è? Ecco. Dobbiamo avvicinarci. Eventualmente potrei tentare una... Però... qua gli ho fatto un bel danno, gli ho fatto dei bei danni. Guardate che cazzo spara. Ovviamente, come al solito, il posizionamento sullo schermo è una delle cose più importanti, così come ovviamente saper schivare, no? Che appunto è basato tutto sul posizionamento. Prima ho fatto un po' delle morti. Le morti che ho fatto sono state un po' delle morti da pirla. Adesso è un problema. Adesso... mamma che schivate che ho fatto. Adesso diventa abbastanza ardua la situa. Dovete cercare di levare dal cazzo le robe. Dai che è quasi morto, devo solo arrivare a colpirlo. Oh, vuoi morire? Ok. Poteva andare meglio, però dai. Comunque, quello che mi interessa a me è farvi vedere i livelli e superarli, ecco, normalmente. Eventualmente, se i video vi piacciono di Resogan, potrei anche valutare di portarvelo in veterano o maestro, serio, una volta che ovviamente ho imparato a giocare anche in quelle difficoltà. Mi fermerei qui appunto, facciamo un livello a video. La prossima volta vedremo questo, il quarto, che è il penultimo livello. Bene ragazzi, spero che questo video di Razogun vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Alla prossima. Bella lì.